Amiche e amici di Volon Bright, siamo qui alla giornata per le scuole di CPD, con ormai una consuetudine della giornata internazionale delle persone con disabilità. Abbiamo il piacere di avere ospite l'assessora al lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, che ringraziamo. E le chiediamo, secondo lei, dalla sua posizione di assessora delle istituzioni, qual è il significato e l'importanza di promuovere ai giovani in una giornata come questa una cultura sulla diversità e sulla disabilità? Intanto è importante promuovere queste giornate all'interno del mondo della scuola, e oggi vediamo una quantità di ragazzi e ragazze che per loro è una giornata di festa, ma una giornata importante all'interno della quale veicolare messaggi come la solidarietà, la condivisione e anche, come dire, per cercare di migliorare quelle che sono le forme di conoscenza di che cosa vuol dire vivere la disabilità, di che cosa vuol dire la difficoltà legata al proprio contesto di vita. E quindi oggi è un modo assolutamente importante, ma è anche importante che capiscano che si può affrontare e conoscere il mondo dello sport anche quando si è in una condizione di disabilità. Quindi un momento di festa che permette di veicolare con maggiore facilità messaggi importanti. Grazie mille, un'ultima domanda poi la lasciamo andare. Disabilità e lavoro, a che punto siamo? Stiamo progredendo? Come siamo? Devo dire che nella nuova articolazione dei centri per l'impiego la prima linea sulla quale si è lavorato è il tema dell'inserimento lavorativo delle persone disabili. Stiamo ricostruendo tutte le graduatorie che prima erano gestite su 8 graduatorie provinciali, oggi è una graduatoria regionale, sono circa 45.000 le persone delle quali ci stiamo occupando, e uscirà a giorni un bando per il quale permette l'avvio di progetti volti all'inserimento lavorativo delle persone disabili. Quindi insomma una macchina che si era un po' fermata e che oggi sta ripartendo e che ha garantito in questi ultimi due anni 3.000 assunzioni all'interno del mondo della disabilità. C'è ancora molto da fare, sì, siamo all'inizio di un nuovo percorso, assolutamente sì, ma sicuramente siamo anche in un periodo in cui anche il mondo delle imprese sta rispondendo in modo diverso rispetto a qualche anno fa. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi.